Salve a tutti e bentornati su Paranoia Channel. Queste sono le 5 cose più strane trovate in un giardino. Una Ferrari seppellita in giardino. Nel 1978, due ragazzi di Los Angeles, durante un lavoro di giardinaggio, trovarono seppellita una Ferrari Dino 246 GTS. È stato poi scoperto che l'auto era stata rubata 4 anni prima e seppellita nel cortile dai ladri, che avevano come obiettivo una truffa all'assicurazione. Un tesoro di oltre 200 gioielli vecchi di secoli. Nel 2007 un uomo in Austria, scavando in un giardino, ha trovato un vero e proprio tesoro, più di 200 gioielli. Il tutto però è finito in cantina, perché era talmente incrostato di sporco che sembrava non avere nessun valore. Solo nel 2009, quando l'uomo postò su internet alcune foto di quel che aveva trovato, dei collezionisti contattarono l'uomo per avvisarlo che quegli oggetti erano molto preziosi. 10 milioni in monete d'oro. Scavare e trovare un tesoro è il sogno di tutti, ma per una coppia californiana è diventato realtà. Marito e moglie stavano giocando in cortile con il loro cane, quando hanno notato un recipiente emergere dal terreno. Una volta aperto, i fortunati coniugi hanno trovato 1427 monete d'oro da 20 dollari del XIX secolo, per un valore per i collezionisti intorno ai 10 milioni di dollari. Soldi maledetti. Nel 2011 un disoccupato dell'Illinois ha trovato nel giardino una borsa contenente 150.000 dollari. Pensando che avessero un'origine illegale, l'uomo ha chiamato la polizia per consegnare loro il denaro. Le indagini hanno scoperto che i soldi erano stati gettati da un'anziana signora che sosteneva fossero soldi maledetti ed è deceduta da lì a poche settimane. Il giudice alla fine ordinò che i soldi fossero restituiti alla famiglia, trattenendo una percentuale come ricompensa per chi li aveva ritrovati. L'uomo però è morto improvvisamente pochi giorni prima di ricevere i soldi. I resti di un nativo americano. Nel 2014 un uomo stava scavando un piccolo laghetto per decorare il giardino quando ha trovato delle ossa. L'uomo ha immediatamente chiamato la polizia, che ha scoperto che appartenevano ad un nativo americano sepolto lì circa 1000 anni prima. Sembra la premessa di un film horror, ma fortunatamente non ci sono state infestazioni. E anche per oggi è tutto. Se vi va, lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. E veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook. Trovate il link in descrizione. Ci vediamo alla prossima, miei paranoici.